Ed eccoci qui giunti alla prima puntata dei podcast di Zio Giarli. Mi presento, sono un docente di lettere di Milano e sono approdato nel mondo dei podcast da praticamente 30 minuti. Me ne ha parlato un collega, il carissimo Giovanni, e mi ha detto: ma sai che il podcast è proprio bello, si possono fare delle belle cose. Insomma, mi sono messo lì, ho guardato, mi sono iscritto ed eccomi qui a fare la prima puntata. Di che cosa parlerò? Ma alla fine ho scelto di parlare del convivio di Dante Alighieri. Perché? Perché Dante Alighieri nel convivio fa una cosa molto molto interessante, cioè decide di trattare temi di filosofia, temi legati alla sociologia, temi legati all'etica, ok? Però utilizzando una lingua che era una lingua più povera, non meno nobile, ma sicuramente più povera di quella in uso nei luoghi dotti, quindi in chiesa, nei fori, nei tribunali e nei luoghi in cui la gente studiava. Stiamo parlando del volgare. Dante Alighieri scrive Il convivio in volgare tra il 1304 e il 1300, ma non si sa bene, tra il 1307 e il 1308. E l'idea è interessante, per me è un pretesto quella di parlare del convivio, perché ecco, lo strumento, io spesso a scuola utilizzo comunque strumenti anche mediatici ed è interessante vedere come gli studenti del terzo millennio oggi recepiscano spesso molto di più le informazioni, no? Le informazioni date da un'immagine, date da un video, date magari in inglese, penso ai percorsi CLIL. E quindi ho pensato di parlare del convivio perché, se vogliamo, sotto un certo aspetto Dante Alighieri che cosa ha fatto? Ha fatto un esperimento fortissimo, ha usato un nuovo linguaggio, né più né meno come i docenti oggi sono chiamati a fare ad esempio dal piano nazionale della scuola digitale, no? Usare nuovi linguaggi. E quindi ecco, ho pensato di parlare di questo, di questo convivio, che è un libro scritto appunto in circa 4 anni. Faccio presente che quando finisce di scrivere Il convivio praticamente mette la penna sulla prima parola della Divina Commedia, e questo convivio ha soltanto 4 grandi capitoli, 4 trattati, un primo capitolo che è un po' introduttivo e poi altri 3 capitoli in forma di prosa, o come si suol dire, in prosimetro, ok? Un metro strano, diciamo così, ok? È in prosa comunque, sì, parlano di filosofia. E la filosofia è appunto un tema molto 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 importante. Si parlava di filosofia in latino, ma perché usa il volgare? Usa il volgare perché non vuole che quello che viene detto dai filosofi resti appannaggio soltanto dei filosofi, soltanto della gente che ha studiato. Vuole che l'idea filosofica entri nelle case della gente. Sotto un certo aspetto è un precursore di quello che poi sarà l'idea di libertà illuministica, no? L'idea che soltanto chi conosce è veramente libero. Ecco, Dante Alighieri vuole portare nelle case della gente, non ci riuscirà col convivio, ci riusciranno coloro che lo seguiranno, però lui dà l'avvio a questa idea. Scriviamo in volgare perché oramai non c'è niente da fare. Oramai il volgare ha preso piede, il latino non lo usa più nessuno per le strade, ok? Ci sono i notari che scrivono in volgare la lista di coloro che devono, dei debitori, no? Vengo a prendermi 200 grammi di prosciutto, ti pago domani. Il notaro era colui che in volgare, su un pezzetto di carta, diciamo così, annotava che tal dei tali, e lo faceva in volgare. Quindi in un periodo in cui, pensiamo alla Firenze del 1200, del 1003, il fiorino era diventata la lingua, senti a me, era diventata la moneta più importante, pensiamo all'euro, oggi al dollaro, allo yen, ecco, il fiorino era una moneta così importante. Il momento in cui Firenze era praticamente la culla della cultura italiana, Firenze, così come la Sicilia sotto certi aspetti, però Firenze sappiamo che c'era la creme della cultura, no?
Ebbene, proprio da Firenze nasce l'idea di accendere una luce su questa lingua che fino ad allora era rimasta un po' così, rimasta un po' appannaggio, in uso soltanto per coloro che erano appunto le persone del volgo. E che cosa parla lui? Di cosa parla nel convivio? Parla di filosofia, ok? Non parla di... voglio pensare alle georgiche di Virgilio. Non parla di come si coltiva la terra. Lui parla addirittura di filosofia, no? E poi parla dell'idea della felicità che l'uomo prova una volta che ha imparato la filosofia. E in ultimo parla su cosa significhi essere nobile. In un momento in cui la nobiltà, nobile forse non era, pensiamo all'idea che lui ha, ma dei nobili fiorentini, dei guelfi, dei bianchi e dei neri, no? Che poi lo buggerano sotto un certo aspetto. Bonifacio VIII, che era il punto più alto a Roma, che praticamente lo allontana, no? L'idea di allontanare Dante Alighieri dalla propria città. Dante Alighieri era diventato un personaggio importante, ma di questo ne parleremo poi successivamente in un'altra puntata, magari sulla vita di Dante Alighieri. Ebbene, lui si interroga nel convivio, ripeto, intorno al 1306-1308, questo trattato, che è l'ultimo, si interroga su che cosa sia realmente la nobiltà. Ma vorrei tornare un attimo sull'idea di felicità provata dall'uomo che conosce la filosofia e chiudere col dire, ecco che Dante Alighieri nel 1300, era il XIV secolo, tira fuori un'idea che poi diventerà una massima, ok? L'idea che la cultura rende l'uomo libero. La filosofia è il più alto grado di cultura. Conoscere la filosofia quindi significa conoscere tutto ciò che viene prima della filosofia. L'idea della filosofia è l'estro del filosofo, è una lampadina che si accende, ok? Alla fine poi arriva la grammatica, è come nella lingua, prima la lingua cambia, pensiamo all'uso di familiare, oggi familiare, viene accettato, 50 anni fa era un errore rosso sul tema, ok? Quindi l'idea che oggi i libri di grammatica parlino di familiare come un aggettivo corretto, e questa la dice lunga sull'idea che abbiamo di questo aggettivo. Ebbene, la filosofia però arriva prima. La filosofia arriva prima che il processo nasca. La filosofia è ciò che ci permette di metterci in moto. Ebbene, dire che l'uomo è libero, l'uomo è felice perché conosce la filosofia, significa dire appunto, da parte di Dante Alighieri, ecco, ho capito, soltanto l'uomo colto è veramente felice, e un uomo felice è felice perché è libero. E in questo senso mi ricollego all'inizio, questo come lo fa? Usando la lingua più facile e accessibile a tutti gli uomini, non il latino. Non mette un muro fra questa idea, fra questo concetto e il resto. Lui altro non fa se non dire, questo ve lo insegno e ve lo dico in volgare. Ci vediamo alla prossima puntata, ci sentiamo alla prossima puntata e ciao a tutti, ciao ciao.